La conferenza è promossa dal Forum per la Scuola ed Educazione, che è un organismo a livello regionale del Piemonte che è unico a livello nazionale. Cioè le varie associazioni che si occupano di scuola, associazioni di genitori, di docenti, anche di studenti, ma anche di dirigenti, si trovano per discutere assieme. È già da 10 anni che si ritrovano nell'arco di un anno per promuovere una serie di iniziative funzionali al governo della scuola e a valorizzare la scuola. E infatti si parte da focus group in cui la scuola promuove gli elementi positivi, perché in questa situazione abbiamo bisogno di valorizzare l'impegno della scuola a livello sociale. E ogni anno, il 6 di settembre, abbiamo questa conferenza, che è una conferenza regionale ma che ha un valore nazionale, all'interno del quale vengono proposti i temi. E il tema più importante è quello del cambiamento. E il cambiamento avviene secondo queste due direttrici, che è le nuove comunicazioni digitali e anche tutto il discorso della migrazione. Quindi la conferenza si articola in due momenti. Il primo momento al mattino, in termini generali, in cui ci saranno persone che parleranno delle comunicazioni digitali, delle migrazioni, e poi al pomeriggio l'elemento importante, cioè i workshop. I workshop che sono fondati proprio sul valore della scuola, sul valore sociale, sul collegamento tra docenti e genitori per un nuovo patto educativo. Si parlerà anche del valore che hanno i centri provinciali per l'istruzione dei ragazzi, all'interno dei quali ci sono i migranti, che hanno raccontato le loro storie e sono andati a diffondere nelle scuole e presso i genitori. Si parlerà anche di iniziative didattiche, come la matematica, si parlerà della felicità che si ottiene ai nidi, una serie di workshop aperti alla scuola, aperti ai docenti, ma promossi dagli stessi docenti. Il workshop sulla metodologia e pedagogia dei genitori, che avrà luogo il CESEDI, ha lo scopo di raccogliere tutte le attività fatte dalle scuole che sono riunite in rete e coordinate dal CESEDI, le attività svolte nell'anno scolastico precedente e anche un momento per preparare l'attività che si svolgerà nell'anno che sta per incominciare. Metodologia e pedagogia dei genitori ha lo scopo di valorizzare le conoscenze e le competenze dei genitori in modo che essi vengano chiamati dalla scuola non nei momenti difficili di emergenza, ma per coeducare i loro figli, che poi sono anche gli alunni che frequentano la scuola. Questo perché un motto della metodologia pedagogia dei genitori è che il successo formativo degli alunni dipende dall'accordo degli adulti di riferimento, e questi adulti sono genitori e insegnanti. La metodologia dei genitori è adesso diffusa, è un'attività diffusa in queste scuole che sono circa una trentina che fanno parte della rete, ma è diffusa anche a livello nazionale e anche a livello internazionale.